Allora, il 25 febbraio uscirà nel cinema Tiramisù, Fabio, che è la tua prima prova da regista. Allora, come è andata, come è venuta questa idea, insomma, di metterti dietro la macchina da presa? Ma è stata una curiosità professionale, la chiamerei, nel senso che mi era già balenato in testa, me l'avevano già proposto in passato, ho trovato questa storia, mi sembrava giusto raccontare direttamente e senza pensare, come quando si fa un figlio, perché ci vogliono anche più di 9 mesi per un figlio, mi sono buttato per raccontare questa storia di un omino che si avvicina troppo al sole e invece di bruciarsi le ali come Icaro si brucia il cervello sostenuto da una moglie qui presente, meravigliosa, che ha deciso, la persona attrice, di fidarsi di me come regista, e questo è un motivo di cui non finirò mai di ringraziare. Ecco, Vittoria, tu come ti sei trovata sul set? Io mi sono trovata benissimo, mi sono divertita moltissimo, è stato un piacere lavorare con Fabio, non avevamo mai lavorato insieme, per cui insomma, già, al di là del rapporto attrice e regista, c'era anche il piacere di lavorare con Fabio come attore, perché insomma, comico straordinario, e quindi è stato anche molto, molto facile, cioè non so come tutto veniva, tutto molto, molto naturale. Allora partiamo dal titolo tirami su proprio come idea di tirarsi su di morale e anche di carriera grazie appunto alla moglie, ma anche come il dolce che piace a tutti, un dolce semplice che però apre, diciamo, tutte le porte a un mondo corrotto e facilmente anche corruttibile. Hai già detto tutto, esatto. Nella domanda è esattamente quello che avrei risposto io. Sì, racconta questo. Di un dolce tiramisù che mi aiuta in una carriera che diventa un gesto apparentemente innocuo, come donare un tiramisù ad un collega, di fatto diventa poi una sorta di chiave d'accesso ad un successo per il quale non ero stato assolutamente progettato e che mi porterà via via a peggiorare come persona. Prima sono una brava persona di scarso successo professionale, poi divento una pessima persona di grande successo professionale, ed è per questo che lei mi lascia. Ecco, infatti fa il contrario, mi tiene quando va male, mi molla quando va bene. Quando va bene, sì. E infatti dietro appunto un grande uomo c'è sempre una grande donna, quindi Aurora. E c'è qualche tratto del tuo personaggio in cui ti rivedi maggiormente? Oddio, non lo so, questa è sempre una domanda difficilissima perché, per me, perché non faccio mai questo tipo di confronti. Beh, sicuramente posso pensare che abbia la mia dolcezza, insomma una donna dolce, almeno così mi viene, come il tiramisù di Aurora, che fa, è morbida, esatto. Però al tempo stesso Aurora è anche forte, appunto, perché pare un momento in cui non, come se non riconoscesse più il marito, che è l'uomo che aveva sposato, prende una decisione forte per fargli capire che la strada che lui ha preso è sbagliata. E, non so quanto di mio ci possa essere tutto ciò, tanto, però... Tanto. Ok, va bene, grazie mille.